Consegniamo, allora, dopo faccio, consegniamo la targa. E la consegna del San Martino d'Oro, un momento per voi sempre particolarmente sentito e importante. Sì, è uno dei momenti più alti sicuramente dell'anno, perché andiamo a rendere onore, a dare riconoscenza a persone che si sono distinte nell'intera loro vita per la cultura del dono, quindi per aver donato il loro tempo agli altri. È stato introdotto questo premio nel 2019, siamo alla sesta edizione, e in un momento in cui nel mondo fanno sempre notizia e sono sempre appetitose le notizie cattive, vogliamo insomma rendere le notizie buone e quindi portare all'evidenza, alla stima pubblica, quelle persone che invece si distinguono in silenzio per il bene, per donare il loro tempo, la loro professionalità, la loro passione agli altri. Ecco, ricordiamo anche come avviene la scelta della persona che poi viene insignita di questo premio. La proposta viene fatta dalle consulte del volontariato che sono state istituite presso il Comune. Le consulte sono quattro: quella sociale, quella culturale, quella del territorio e quella sportiva. E quindi i presidenti di queste consulte raccolgono le candidature e le sottopongono poi all'amministrazione. C'è poi una commissione tecnica che valuta queste proposte, e la proposta poi viene sottoposta al sindaco per la firma del decreto. E dunque San Martino d'Oro di quest'anno è insignito a Luigi Gatti. I precedenti riconoscimenti sono stati dati in ambito sociale, in ambito culturale, quest'anno l'ambito è quello dell'ambiente. Luigi Gatti ha dedicato gran parte della sua vita, più di 50 anni, per la cura, per la manutenzione, per la valorizzazione della rete sentieristica locale, un'attività davvero preziosissima che continua ancora ad oggi all'età di 85 anni con una grande energia, un'energia che non è solo fisica, ma un'energia che sa trasmettere entusiasmo anche a tutte le persone che lo seguono. Per cui davvero con grande piacere diamo questo riconoscimento a Luigi Gatti e lo ringraziamo per il tanto lavoro che ha fatto. Le sue impressioni per aver ricevuto un premio così importante? Certo, io sono rimasto molto colpito di questo, perché non so se me lo merito completamente, perché io, diciamo, la passione per la pulizia dei sentieri è nata già nel 1967 nell'ambito della nostra... Io faccio parte di un'associazione che fa le gare di marcia in montagna. Di conseguenza, da sempre, per poter organizzare una gara, dovevamo rendere i sentieri abbastanza pulibili, percorribili. Io avevo già esternato al nostro sindaco che non so se me lo meritavo rispetto a tutte le persone che mi hanno preceduto. Io devo naturalmente ricordare tutti coloro che partecipano con me. Se teniamo all'ambiente, se lo teniamo abbastanza pulito, percorribile, e quindi si pensa che questo possa trasmettere anche alle altre generazioni, insomma, ecco.